Questa sera qui da noi a Dimmi Quando c'è Barbara Tabita, grazie di essere qui. Grazie per avermi invitato. Benissimo. Ma grazie a te perché sei venuta scapicollandoti tra un set e l'altro. Anzi, ci tengo subito a dire che la ragazza di suo, insomma, un'attrice ha tanti personaggi, quindi anche tanti look, ma di suo la ragazza non metterebbe proprio questo bicolor ai capelli. No, diciamo proprio che non lo amo molto. Ma stai, tra le tante cose, girando un film qui a Milano, poi ci arriviamo, sì. Per cui sei obbligata a tenerti questa cofana bionda, che non è completa. Cioè bionda. Quando giro sono molto più bionda, tipo Barbie. Esatto. Che bello. Sei bella. No, ma perché è nera come me dentro. Essere blonde fa un certo effetto. Beh, d'altra parte il lavoro è quello dell'attrice, no? Entrare in altri personaggi. Sì, certo. E in questo caso sei una bionda vera, nel senso come... No, faccio la Nile Style. Ah, ok. Sono un estetista delle unghie. Infatti guardate le manine che ho. Ah, certo. Carine. Belle. Non si può fare nulla con le mani così. Niente. Niente, puoi nulla. Fare solo le unghie alle altre. Forse neanche quelle. Neanche quelle, in realtà. Non riesco a levarmi neanche i baffi con la pinzetta. Cioè, non si fa nulla con e questo. Questi giorni come Stato fai? Bambolina così. Mi alzate la cerniera. Cioè, nulla. È una vita interessante questa. Dove chi ha le manine così, probabilmente a chi la serve, perché non è possibile vivere con le mani in questo mondo. Molto interessante. Allora, attrice di teatro, di TV, di cinema, hai lavorato, faccio un elenco ma non esaustivo, con Pieraccioni, Zingaretti, Ficarra Piccone, Letizzetto. Personaggio, a casa ognuno si ricorda magari un personaggio più degli altri legato a te, quello che ti rappresenta di più? Guarda, fra tutti quello che mi rappresenta di più forse è quello del primo film che ho fatto nella mia vita, cioè proprio del mio debutto. Il film non andò bene, era un film con i Cavalli Marci. Bello però. Ed era un musical. Un musical per il cinema, cioè, quasi 20 anni fa, al cinema c'era mia mamma, mio padre, i genitori dei Cavalli Marci, Burchelli, regista. Quindi... Come si chiamava il film? Come se fosse amore. E non c'è neanche sul web, perché esistevano ancora. Non c'era ancora. Mio papà non c'era ancora. E gli facevo una cocomeraia, che era la innamorata da sempre di questo ragazzo, che era il protagonista, e lui chiaramente era innamorato di un'altra, ovvio, ed era un personaggio romantico, divertente, e io avendo questo aspetto così fan fatale, che non mi appartiene neanche un po', mi ritrovo molto di più in quel personaggio lì, che è stato l'unico, dopodiché siamo passati a Tacchi a Spillo, E a lei è andata. Allora, c'è un po' un leitmotiv nei film di Pieraccioni, sì. Con cui hai lavorato più volte, e tutte le volte eri la moglie che o si faceva un altro o comunque lo mollava. Sedigrafo e concubina sempre. Ma perché per questi personaggi lui pensa a te? Non lo so, gliel'ho chiesto l'anno scorso, mi richiamò dicendo: sai, ho pensato che quest'anno dovresti fare di nuovo mia moglie. Ho detto: zoccola di nuovo anche questa. Mi fa: no, questa la lascio io. Ho detto: ci tengo. E invece poi no. Perché dice che non ho la faccia giusta, cioè ho la faccia della traditrice, che poi non è vero, io sono siciliana, sono una ragazza per bene. Però l'abito evidentemente fa il Monaco. Infatti, siciliana doc, hai spesso lavorato nella tua terra. Diciamo, il lavoro che io mi ricordo più recente, legato alla tua terra, è La mafia uccide solo di d'estate. Tu interpretavi la mamma del giovane Piff. Sì, sì, facevo la mamma di Piff ed è stato molto bello fare quel ruolo perché... Le donne in Sicilia, soprattutto di quella generazione, tra parentesi, Pierfrancesco aveva le idee molto chiare perché doveva essere sua madre, quindi diciamo che essendo una storia autobiografica, lui mi ha fatto conoscere anche la madre. Ah sì, eh? Sì, che è bionda e totalmente diversa da me. Però io mi sono rifatta molto a mia madre, le donne di quell'epoca parlavano veramente poco. Ma ancora oggi con uno sguardo noi diciamo tanta roba. Infatti mi fa strano quando vedo attori che non sono siciliani fare dei personaggi siciliani, perché le donne veramente siamo abituate a parlare poco e a far passare tutto da uno sguardo, e soprattutto le mamme sono così, sì. Sono così. Infatti quel ruolo era fatto a togliere, non a mettere, cioè era più importante stare, certo. Zitti e guardare un determinato, cioè recitato tutto con gli occhi. Quello è stato un bel progetto dove ho lavorato tanto su quelle cose proprio piccole che raramente in commedia fai. In commedia non lavori mai sulle cose piccole, sui dettagli. Certo. È un lavoro totalmente diverso, vai sulla battuta, sui tempi comici. E quello mi è piaciuto molto recitarlo per questo motivo. Parlavo poco, ma ero molto presente come mamma, ero credibile, infatti diventi subito credibile. Sì, certo. In questo senso. Senti,
l'immagine che si dà della Sicilia è verosimile, quella che c'è in quel film? Di quel periodo sì, ahimè sì. Di quel periodo sì, voi che magari non l'avete vissuto geograficamente, dico, certo. Perché poi l'abbiamo vissuto tutti, sì. Però noi di quella per pensare che appartenga solo alla Sicilia, quello che c'è stato non è così, non lo sappiamo così. Perché ha riguardato e riguarda tutta l'Italia. Assolutamente, però per noi è diverso perché i botti li sentivi. Sentivi con le tue orecchie, cioè non c'è, voi lo scoprivate dal telegiornale, certo. Anche da un comunicato speciale, non so come. Noi sentivamo il botto e ci si chiedeva in quale parte della città è successo e soprattutto chi è, perché sai che hanno ammazzato qualcuno, cui. Certo, è quello terribile, è quello, e comunque in qualche modo struttura una pian piano nel tempo una coscienza che a quell'età poi da adulto ti fa vivere un altro modo. Cioè, oggi è impensabile qualcuno della nostra età che possa essere vicino alla mafia, perché proprio l'ha vissuta nel peggiore dei modi, perché quando ti tolgono la libertà di vivere, perché a quel punto era guerra, quindi non avevi libertà di poter certo. vivere, allora ci stai contro, punto. Senti, è un periodo però dove le siciliane vanno alla grande. Sì. Anche Miss Italia, una siciliana. È da tanti anni ormai Miss Italia siciliana. È una specie di tradizione. Cioè, non lo so. Sì. Sì. Come mai? Non lo so. Piacciono le brune, infatti mi devo andare a tagliare questi capelli in biondi. In più della bellezza, cosa c'è nelle siciliane? Guarda, io se non... c'è, perché non poi lo sai, so. Non si può fare di tutto un album fascio, no. Però magari un po' sì. Non lo so, però magari penso proprio delle meridionali, direi. Non delle siciliane, delle meridionali c'è il fatto che... Forse magari siamo un po' più legate a determinate cose che sembrano un po' andate, un po' vecchie. Io, mia nonna, per esempio, ancora oggi non passa dal corso principale perché è femmina. E a me sta roba piace. Sì. Sta roba anche piace. Se tu sei una donna super indipendente, con una testa... Da uomo. Sì. Però io quelle cose le mantengo. Cioè, nel senso, io cerco di essere femminile dove è giusto essere femminile. Io non sono per la parità dei diritti. Diciamo, cioè... Le donne sono donne, i maschi sono maschi. Cioè significa che tu mi devi però rispettare come donna. Tu mi dai uno schiaffo e ti pesto. Cioè non è quella. Sì. La parità non sta in quelle robe là. La parità sta nel rispettare i ruoli. Quindi cioè, diciamo, parità di diritti ma non di ruoli. No, che non è la stessa identica cosa. Mentre certo. Si fa molta confusione. Si fa talmente confusione che ormai i maschi sono terrorizzati. Cioè sono totalmente terrorizzati. Cioè tu per stare con un uomo devi essere carina e gentile almeno per 6 mesi, perché pensa che chiunque ha davanti è una strega. Cioè. Perché l'abbiamo abituata a questi, sì. Poveri. Poi sei una strega, tutti siamo delle streghe. E almeno una volta al mese lo siamo tutte. Sì. Questo sì, non sì. C'è poco da fare. Almeno una volta al mese siamo odiose. Però secondo me essere femminile è fondamentale. È un dono. È un dono ed essere femminile significa non significa per forza essere deboli. O essere stupide. E nemmeno però essere sessuali per forza. No, quello non c'entra perché nulla. Perché spesso oggi si pensa che essere femminile voglia dire essere fare loca, provocante. Assolutamente. Non significa né fare la gatta morta, né essere provocante. Essere femminile è anche come incroci le gambe, come saluti, come... Anche io faccio anche un altro lavoro, ho un'agenzia di marketing e quindi faccio il manager in qualche... Cioè, io cerco di essere femminile anche con un tailleur, chiaramente coperta fino al collo, perché è un altro mondo, però cerco per di essere mantenere... anche credibile, forse. Per quello sì, perché quando arrivi lì dici, vabbè, l'attrice. Poi certo. Però io, master, laurea e cose varie, ho lavorato anche studiato. Sì, ho studiato, sì. No, l'unico modo è quello. Sei una donna, diciamo, atipica per quello che è il cliché, e della donna del sud, e dell'attrice. Sì. C'è una donna che ammiri molto, a cui magari ti sei ispirata? Una donna che ammiro, no, più che altro io sono un amante della tecnologia e quindi più che altro uomini, veramente, sono tanti uomini che ho ammirato e che ammiro, ma dal creatore di Apple, c'è la testa da uomo. C'è la testa da uomo, Zuckerberg, perché sì. Quella roba lì, sul mio profilo c'è Einstein per farti capire, infatti mi prendono in giro in agenzia. Perché a me proprio piace quella cosa lì, mi piace la tecnologia, sono brava in matematica, cioè, proprio tutt'altra roba da questo confezione confetto. E sì, sei un'altra cosa. Sono un'altra, e questo è anche divertente, mi aiuta nel mestiere che faccio, perché io vado a recitare sempre qualcosa che non sono mai io. Nessuno mai mi ha fatto recitare neanche un pochino di me. Senti, c'è questa cosa che è uscita recentemente, legata a un'attrice che ha fatto storia, perché ha interpretato un ruolo che ha segnato un'epoca, ovvero Renée Zellweger. Sì.
che si è presentata recentemente a una festa con un'altra faccia, tant'è che non è stata riconosciuta nemmeno dai suoi amici, cioè l'hanno riconosciuta perché era a braccetto con l'uomo che sapevano essere il marito della Zellweger. Quindi era uno che gli faceva le corna o era esatto, lei? Esatto, però siccome non si va a una festa ufficiale con un amante. Esatto. E lei ha giustificato la cosa dicendo io mi piaccio di più così, però in realtà c'è sempre questo luogo comune per cui c'è una pressione forte sulle donne che recitano rispetto all'età, cioè che se invecchi, se oltre una certa età non hai più ruoli. Io non la penso così, cioè io non vedo l'ora che mi vengano le rughe, ho 40 anni e ancora un viso troppo fresco. Non è neanche 40. 39, 40 li faccio per San Valentino, quindi siamo lì lì. Mm. Però no, invece è molto più interessante. Io ho visto le foto perché vabbè finita su tutti i giornali, tipo era ovunque, che sulla pagina, sulla prima pagina di Repubblica. Sì. La cosa incredibile è che io l'ho trovata piena di rughe, non sembrava avesse fatto chissà che cosa, era semplicemente invecchiata, aveva smesso di tirare la corda per sembrare giovane e io l'ho trovata molto più interessante di prima, ma molto di più, molto più bella, perché secondo me i segni sul viso raccontano delle cose. Io poi sono una che guarda molto le persone, forse per il lavoro che faccio, che quando sono sul tram, in base alle rughe che hai, capisco se sei uno che piange molto, che ride molto, che dorme poco. Sono segni, cioè fanno parte della nostra vita. È come cancellare quello che hai dopo, che hai vissuto. Certo. Non ha senso. Cioè, secondo me se non hai un passato non puoi avere un futuro, io la penso così. Quindi i segni che hai sul volto, in qualche modo, sono l'incipit dei nuovi capitoli. Io non mi ritoccherei mai il viso. Cioè, mi sembra follia pura. Poi si gioca, ti fai bionda, bruna, per scherzo, qualsiasi cosa. Chiaramente se la cosa ti fa stare male, la vivi male, allora va benissimo la chirurgia plastica. Però farlo proprio per vezzo, no? No. Fatti comprare un abito nuovo. Meglio. Meglio. Ti senti più bella meno. Così. Sì. E poi se ti penti lo butti, insomma. Lì invece no. Io ho visto tantissime attrici anche molto brave, interessanti, che a me proprio piacciono. Vabbè, facciamo un nome su tutte di Nicole Kidman, per dire. Ma perché? Perché? Esatto. Senti, a proposito di perché, nella vita di un attore ci sono tanti ruoli che ti vengono offerti, alcuni poi magari non vanno in porto, altri sì. C'è qualche ruolo che hai interpretato per il quale ti sei pentita? Dici, ma... Se fossi tornassi indietro, forse... No, vabbè, io ho una preparazione classica, quindi avrei fatto tutt'altro. Antigone, Medea, c'è tutt'altra cosa. Sei pure secchiona. Quella roba lì, e invece mi sono ritrovata a fare le commedie e sono felice di farle perché fa ridere, è bello sentire la gente che ride sia a teatro, che la senti proprio lì, che vedere il pubblico quando lo incontri per strada che ti guarda e ride è una cosa bella, perché certo, sei un personaggio positivo e quindi già la vita è abbastanza complicata, è bello regalare sorrisi anche non sapendolo, perché la gente, io poi soprattutto con i bambini, perché col film di Figaro e Picone soprattutto nel meridione sono molto conosciuta per essere Marcex, la fidanzata di Figaro e Picone, quindi i bambini mi guardano, ridono, mi vogliono dare un pugno sul naso tipo che fossi un cartone animato, e questo mi piace tanto, ha un senso perché io volevo fare tutt'altro. Se tornassi indietro rifarei forse la stessa cosa per avere certezza, perché sono arrivata qua, quindi che bello così. Bello. Senti, per te che regali sorrisi a tutti, un regalo invece da parte nostra oggi, c'è anche un jingle. Amore, cos'è? Ah. Aspetta. Allora, noi abbiamo adottato una gallina. Per una, giuro, come programma, no, non ti porti a casa la gallina. Ti porti a casa l'uovo che ha fatto stamattina la gallina col sudore della fronte, e non solo, come mi piace dire. Ma me lo posso mangiare, c'è, vero? Sì, è buono anche. La gallina si chiama Chanel, vive felice nei prati, come Giorgi. Cresce in maniera non intensiva, perché visto che sei una donna che ama la terra e la bellezza della terra, ne abbiamo anche parlato diverse volte di quanto è bella la terra e va preservata, un modo è quello di non sfruttare intensivamente la terra chi la abita, per cui stasera mangio uova Chanel. Esatto, che uovo meraviglia. Chanel, esatto. Va bene, quando arrivano le uova di Chanel è il momento anche delle domande, dimmi quando sei pronta. Sì, andiamo. Dimmi quando ti sei innamorata di un tuo collega. 10 anni fa. Dimmi quando ti sei dimenticata la parte. Mai. Brava secchiona. Dimmi quando ti alzerai domani mattina. Alle 6. Perché stai girando? Sto girando il film di Maccio Capatonda, Italiano Medio. Dimmi quando hai detto quella è una cagna. Ma no. No? No. Che cagna no. Cagna no.
Va bene, ti voglio credere. No, ma veramente, no. C'è una persona che mi piace o non mi piace, poi recita come gli pare, tanto è una cosa troppo soggettiva. Ci sono attori che a te piacciono tantissimo e mi fanno cagare. Hai ragione. Quindi... dimmi quando hai pensato di farti un ritocchino. Ancora no. L'ho già detto, ancora no. Va bene, l'ultima domanda te la faccio nelle orecchie, perché in questo programma sì, l'ultima è non televisiva. Sì, l'ho capito. Zero. Zero. Anche qui. Sì. Però va. Ma tante cose vanno. Però, cioè, però hanno le unghie così. Brava. Quindi è un altro mondo. Esatto, allora noi con le unghie così noi vi salutiamo. Con le unghie così vi salutiamo. Grazie Barbara per essere stata qui. Ci vediamo al cinema. Cioè sì, ti vediamo al cinema. Sì. Noi invece ci vediamo tutti i giorni qua con Dimmi Quando alle 20.40 su DJ TV. Grazie mille e buona serata. Ciao.